Allora, buonasera, sono l'avvocato Cerchiara, siamo qui questa sera per parlare praticamente del salvataggio, se così si può dire, delle banche venete da parte del governo italiano. La questione è molto importante perché tocca degli aspetti che riguardano la nostra nazione, ma riguardano anche i rapporti della comunità europea. E purtroppo, questa è una materia in cui si utilizzano alcune norme comunitarie e nazionali per raggiungere certi scopi che non sono favorevoli praticamente ai cittadini, che non sono favorevoli agli risparmiatori, che non sono favorevoli agli obbligazionisti o agli investitori, ma praticamente sono favorevoli praticamente a un sistema bancario che è andato praticamente in distruzione. Senza responsabili, almeno per il momento. No, quelli che sono stati i veri responsabili sono messi, stati messi tutti in salvataggio e i conti vengono fatti addebitati al popolo italiano, che è un popolo di buoi. Quindi queste norme vengono utilizzate purtroppo sfavorevolmente ai danni della collettività. E purtroppo questo rientra in quel principio di collettivizzazione delle perdite finanziarie, e che praticamente contrassegna la comunità europea, un po' in generale tutto il mondo, ma in particolare la comunità europea, per cui gli investitori fanno di praticamente Guadagno con le speculazioni finanziarie finanziari, fittizie. che praticamente possono guadagnare tantissimo perché sono importi elevatissimi, però se perdono poi ci rimette la collettività. E questo è un sistema che naturalmente è contrario ai principi giuridici degli stati membri e anche della comunità europea, però viene applicato lo stesso perché tanto nessuno dice niente, non c'è una forma di difesa e quindi fanno quello che vogliono. In particolare il mezzo che è stato utilizzato questa volta per le banche venete, qui lo troviamo, sono state utilizzate non la normativa sulla direttiva bancaria BRRD, che sarebbe praticamente, sono le regole che consentono, secondo questa direttiva, di utilizzare il denaro pubblico per poter aiutare le banche in difficoltà, ma secondo praticamente un'altra procedura, sempre di carattere comunitario, che utilizza le norme fallimentari dello Stato membro. Oh, però questa distinzione di carattere, e quindi questa chiamavo una nuova forma, diciamo, di risoluzione, ammesso che sia una risoluzione, comporterebbe che partecipano alle perdite gli azionisti e gli obbligazionisti non privilegiati, il cosiddetto burden sharing. Oh, però noi dobbiamo dire questo riguardo a. No, diciamo chiaramente per tutti i nostri amici che l'azionista giustamente deve concorrere perché è comproprietario e quindi se ha comprato delle azioni sapeva i rischi a cui andava incontro. Se non sapeva i rischi, peggio per lui, è che uno che va a fare un bagno in mare senza saper nuotare. No, però qui c'è da dire in questo discorso che l'Italia ha accettato il bail-in imposto dalla comunità europea, nonostante si sapessero tutte e due, che gli investitori italiani sono stati mal informati Ah, quella è un'altra o cosa sono molto stati importante. costretti, come ha scritto Il Sole 24 È una truffa, dovevano Ore. E denunciarli tutti quindi quanti allora per manco gli truffa. azionisti Come è se. successo con Parmalat, ti ricordi? Che lì gli investitori riuscirono ad avere successo. Quindi io Capito? voglio Quindi. tornare su questo argomento e dire che noi adesso, a parte la scelta di carattere giuridico per poter risolvere questo problema, poi che cosa comporta? Cioè chi paga? Che cosa dice Il Sole 24 Ore? Eccola qui. Ci perderanno i contribuenti che dovranno pagare circa 2 anni di IMU sulla prima casa per riparare il buco. Ci perderanno i clienti che al posto di 3 linee di credito se ne troveranno solo una di gran lunga inferiore. Ci perderanno i dipendenti, che negli ultimi 18 mesi hanno visto scappare i depositanti. Ma soprattutto ci perde la credibilità delle istituzioni italiane e europee, E non solo certamente. italiane, anche quelle europee. Europee, giustamente. Come qui dice un'altra volta, vedi, l'Europa aveva introdotto la regola del bail-in a servire. Assorbire le perdite devono essere i creditori subordinati, perché
per arrivare fino ai depositanti fino sopra i 100.000 euro. L'Italia, pur sapendo che le nostre banche avevano venduto subordinate obbligazioni a clienti inconsapevoli, non si era opposta con sufficienza forza né all'approvazione di questa regola né alla sua introduzione, che ha praticamente introdotto Renzi. Quindi è un altro di quelle gravi decisioni, e noi abbiamo fatto anche degli atti, noi con Asta Consumatori, che abbiamo inviato al Consiglio dei Ministri, naturalmente non ci hanno risposto, dicendo che era anticostituzionale e anticomunitaria questa bail-in. Poi però c'è da dire, questa scappatoia, dice il Sole 24 Ore, non, ho quasi finito, a chi serve? Salva chi? Non certo i risparmiatori truffati, ma solo gli investitori furbi. La scelta di rimborsare in toto i creditori non ha una logica economica, ma solo politica. Quindi, vedete che, certo, che quindi, vedete, siamo di fronte a provvedimenti gravissimi, sempre a danni del cittadino, sempre a danni del risparmiatore, sempre a danni del... Nella logica però del sistema finanziario, perché il sistema finanziario è fin dall'origine falso, basandosi sui concetti della borsa. In borsa le oscillazioni delle azioni non sono vere, sono false, si creano all'esterno delle modalità o delle forme per cui certi titoli che sono validissimi e che non hanno dietro le spalle nessun fallimento, eccetera, crollano da un minuto all'altro semplicemente perché ci sono alcune persone che controllano la situazione che vendono, no, allo scoperto, no, questa è l'operazione. Quindi è tutto completamente campato per aria. Il sistema Italia è un sistema che si basa esclusivamente sulle manovre di alcuni burattinai che, vedi caso, sono finanzieri e che ragionano da finanzieri, vincono solo fregando chi non si può difendere. La logica della finanza è fregare chi non si può difendere, non c'è altra logica, la giustizia è un'altra cosa. Non ci hanno garantito, ma che quelle norme, i politici sono i servi. Allora, per finire, come diceva Ezra Pound, i politici sono i servi dei banchieri. È proprio così. Allora, chiudiamo con un altro grave atto che ha compiuto praticamente il governo, che ha postergato la scadenza di un'obbligazione di una banca. Questo è un fatto gravissimo, per decreto l'ho fatto. Decisioni come questa si spiegano perché in Italia non si sfida più né dello Stato né delle banche. È un fatto gravissimo, perché se tu alteri anche il sistema dal punto di vista della fiducia e soprattutto delle garanzie nei confronti del cittadino, perché questa è la questione. Quindi capito? Io volevo parlare di questo argomento, ma vi preannuncio che la prossima volta parleremo di questo argomento qui, perché perché praticamente il centro studi Biondi ha fatto uno studio sulla flat tax al 25%, e dimostrava che questo è conveniente non solo per i cittadini e i contribuenti, ma anche per lo Stato stesso. Però in questo momento io lo devo aver perduto, sì, e probabilmente l'ho perduto. No, eccolo qua. Una flat tax al 25%. Quindi ne parliamo un attimo, questa è una delle proposte che fa la Lega da molto tempo, anche se la percentuale è leggermente differente, ma non fa niente, il principio è quello. E quindi ne riparleremo. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Voglio ricordare a questo punto, per l'ennesima volta, che è già una quarantina d'anni che Lyndon LaRouche, e vi invito, cari amici, di andare a vedere quello che scrive il movimento italiano dei seguaci di Lyndon LaRouche, che si chiama Movisol. Andate alla voce Movisol e vedete quello che dicono quelli del Movisol. Lyndon LaRouche da circa una quarantina d'anni combatte per il ripristino della Glass-Steagall, che è l'unica soluzione in questo problema. Sicuramente. Glass-Steagall è la legge americana che salvò praticamente dalla crisi del 1929, salvò tutto il mondo. Quindi praticamente, perché la distinzione tra banca d'affari
e banche di che non possono essere la stessa cosa. La banca di risparmio per i risparmiatori deve risparmiare i soldi, non fare attività finanziaria. Questo è il punto essenziale di tutta la faccenda. Salmò il mondo, e non diciamo che sarebbe la soluzione di tutto, ma certo salverebbe parecchio oggi questa soluzione. Fortunatamente per noi... Anche il Movimento 5 Stelle la... Sì. Sì, ma non con quella forza, con quella, come dire, perché il Movimento 5 Stelle queste cose lo sa, grazie a Grillo, che aveva partecipato anche ai corsi del professore Auriti. Quindi Grillo queste cose le sa perfettamente. Se non le tira fuori è per colpa sua, o c'ha delle ragioni specifiche per non tirare fuori questo discorso. Comunque, lo ripeto ai nostri amici, andate sul sito Movisol, va bene? Movimento di solidarietà, si chiama Movisol. A presto, arrivederci a tutti. Buonasera a tutti.